Festeggiamenti e schiamazzi ieri sera erano attesi e neanche i residenti si saranno lamentati troppo dopo la vittoria dell'Italia a Wembley. Ma, nazionale a parte, il problema della movida notturna affligge il centro storico di Potenza da quando è stato abolito il coprifuoco. Così, complici le lunghe serate estive, via Pretoria si riempie di persone che fino a tarda ora restano assembrate davanti ai bar o nelle strade, senza rispettare il distanziamento e disturbando i residenti. Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, convocato questa mattina in prefettura, ha discusso proprio di come affrontare questi problemi. La variante Delta che si sta prospettando in tutta Italia e quindi dobbiamo stare allerta e cercare di prevenire la diffusione anche nel nostro territorio. E poi c'è la questione della cosiddetta movida. Annunciati dunque nuovi controlli per cercare un equilibrio tra il diritto delle persone a divertirsi e il diritto dei residenti a riposare. Ma per il sindaco Mario Guarente la soluzione passa anche dalla limitazione del consumo di alcolici. Sarà ripristinato il divieto di somministrazione in vetro, salvo che non si sia seduti ai tavolini o negli spazi autorizzati nel centro storico. Verrà vietata la somministrazione di alcolici dopo l'una, sarà vietato il bivacco e la circolazione con alcolici al seguito. Regolamentate anche le emissioni sonore da parte dei locali, saranno consentite entro la mezzanotte. Per il resto, annunciato presto un potenziamento del personale ACTA per incrementare i servizi di pulizia della città.